Ferro, se fai questo canestro vinci un iPhone 12. Vai uomo. Vado. Ce la puoi fare. Un iPhone 12 per te. Mio. Vai, aprilo. Oh mio Dio. iPhone 12. Zio, ma tu sei serio? Ma io non ho parole. E ragazzi, adesso toccherà anche a voi due, perché ci sono 1 miliardo di premi in palio e dovrete solamente fare un canestro per aggiudicarveli. Questi sono tutti i premi che abbiamo a disposizione. E chi di voi due fa più canestri da là in fondo si aggiudica uno di questi. Avete 3 tentativi a testa. Vai, andate. Vada, veloce. 0. Vai, secondo tiro. Vai, fratello. Devo solo calibrare. No! Ultimo tiro. Questo c'è. Se ce la fai potresti vincere ancora. L'ultimo. No. E non la fa. Vabbè, me la faccio cagare. Una grande delusione per Ferro, ma adesso è il momento di Poa. Vai, uomo. Hong Kong mi chiamavano. E questa invece non è arrivata nemmeno a Napoli. Schifo, ma Poa ne fa molto di più, incredibile. Io speravo che almeno uno lo faceste, sinceramente. Porco mondo! Questo è quando fai sfidare delle persone che di basket non ne capiscono niente. Ferro, hai l'ultimo tentativo, se lo fai vinci un premio. Non lo fare, non lo fare, non lo fare. Sì! Let's go! Zio, te lo dico, le cuffie le ho già, queste no, ma quel PC diciamo che sarebbe un bel upgrade, quindi decido quello! Signori, è il momento di passare questo computer enormemente pesante a Ferro e portamelo già dentro. Visto che Ferro ha vinto già troppo, è il momento di Best e Poa che si dovranno sfidare. Chi fa più canestri da lì in 5 minuti vince. Ma potrebbero esserci delle piccole inconvenienze. Del tipo? Ovvero? Voi giocate, ragazzi, avete 5 minuti a testa, a partire da ora chi fa più canestri vince. Vai, Best! Canestri del tipo questo? Intendeva forse canestri come questo, signori. Perché faccio davvero cagare questo gioco, ma in qualche modo riuscirò a tirare. Se l'hai detto da solo, si sta facendo del mal da solo. Nope. Diciamo che gli inconvenienti. No. Ragazzi, dovete venire qua a segnare. Non mi prego quella roba. No. Vai. Fino a che non segni, continuo. No. Non mi prendi. No. Segna. Vai, non ce la fa! No! Le ciabatte sono il problema! Vai! Ma io vedo una sega! Ragazzi, mi sa che facciamo prima fargli la doccia piuttosto che lui faccia canestro. Devi muoverti, hai ancora 3 minuti, non hai fatto uno! Zitto, ce la faccio! Non mi bagna! No, no, figurati! Così! Sì! Sì! Allora, Best in 5 minuti ne ha fatto uno, mo si ritira. Boa, vai. È il tuo momento. Io sono già preparato. Vai. Cioè, tu puoi. Io posso stare qua quanto voglio. Dov'è la palla? Esatto, no. Direbbe la palla, Boa, per far canestro. Io posso stare fermo così immobile, tanto è una cagata. Ah, non ho visto neanche! È andata là la palla! Mi dovete aiutare! No! A meno che Poa non sbagli tutti i canestri, ha vinto lui, Non lo credo che gli sbagli. Bravo, neanche lui, neanche lui. Oh, porco mondo. Poa è sempre più vicino. Veloce. Sì! Poa ha vinto. Sì, adesso però hai rotto le palle, via, basta. E dopo essersi conquistato il suo regalo con tanta maestria, bravura, maestosità, follia e tutti gli aggettivi che potremmo dare a un Poa, scelga il suo pacco. Allora, io devo essere molto sincero, sarà una scelta molto difficile, ma oggi prenderò questo bello LED foto. Che cacchio è sta roba? Sono dei bellissimi LED, signori, che si è conquistato il Poa. Ma che ne so, ho chiesto. Hai con scelto me? Tu, no, ciao, no, no, ciao, no. Ciao. Detto questo, mancano solamente 2 regali e le sfide si fanno sempre più difficili. E per il penultimo pacco la sfida si è fatta molto più difficile. Infatti Poa dovrà fare 10 salti in questa piscina. Parto subito. Aspetta, ti devo spiegare cosa devi fare poi. Deve fare 10 salti in questa piscina, uscire, recarsi subito in questa posizione. Gli verrà passata la palla e dovrà segnare. Avrà solo 3 tentativi, quindi Poa inizia pure. Sì, poi qualcosa di vai, più difficile. Salta. No. Vieni, vieni, corri, vado, qui, sei un uomo! No! Porca di quella, 10 salti! 10! Vai, vai! Segna! Ultimo tentativo! Vai, vai! 10! Ultimo tentativo! Vado! Sei! Dai! Nessuno dei due è riuscito a fare un canestro. Ora è il momento di Best. Ce la puoi fare. Uno, due,
3. Abbiamo delle difficoltà già col stato della corda, figuriamoci col canestro. Dai, beh, comunque riesce molto bene, bene, eh? Va bene 5. Perché io 5 e lui 10? Segna. Bomba. Oh. Bomba di cacca. Vai di nuovo. Hai ancora il secondo tentativo. Va bene, vieni. Vai cucco, sta challenge con tu che te la sei inventata. Segna. Neanche questo. Ultimo tentativo, Berto. È tutto nelle tue mani. Mamma, se mi stai guardando, potrebbe essere il mio ultimo giorno di vita questo. Dopo questi 10 salti potrei prendermi un infarto, ma non accadrà oggi. Best. Tranquilli, è tutto ok? Best. Ehi, tira da lì. Ok. Tira da lì. Ce la faccio. Da lì. No! Signori, nessuno dei due ha vinto un premio, ma per correttezza lascerò a uno di loro l'opportunità di vincerlo. Signori, il primo di voi due che prenderà questa palla avrà vinto il premio. 3, 2, 1. Ah! Powa! Sì! Al gol! Let's go! Ha sbagliato lui. È proprio una sega a basket comunque, eh. Fratello, visto che hai già vinto un premio, ti diamo le cuffie. Il monitor lo lasciamo per l'ultima sfida, vai. Ma scusami, ma signori, siamo arrivati effettivamente all'ultima sfida. Questa volta si sfideranno Powa e Ferro. I nostri concorrenti dovranno correre a prendere questa palla. Il primo che la prenderà attaccherà, l'altro dovrà difendere. Chi fa più canestri ovviamente vince. Avete 3 tentativi. Ragazzi, chi fa più canestri vince. 3, 2, 1, vai! No, no! L'ha preso Ferro! No! Oddio! No! Cosa succede? No! Ragazzi, è lo scandalo più totale questo, ve lo dico, eh! No! Fatto. Signori, ancora 5 secondi per l'azione! Primo canestro! Con un po' di ritardo, ma è arrivato. Con un bel po' di ritardo, oserei dire. Signori, secondo tentativo. Lasciate un bel like adesso, mi raccomando, ragazzi. Iscrivetevi al canale, ditemi nei commenti secondo voi chi vincerà l'ultimo premio. Comunque, 3, 2 e 1. Vai! Brutto! Oh, attenzione! Sono sul bordo, Powa la palla. Powa si dimentica di palleggiare. Non è capace, guardalo, eh. No, attenzione. No, sono capace. Bravo, lo sbaglio e poi lo sbaglio. Ed è aggressivo. Ed è... No! Cosa hanno visto i miei occhi? No! No! Aia! Io non gioco! No! Ma mi scusi! Oh, Ferro! Ah, oddio! Sul naso! Questo è fallo! Il canestro lo ha fatto Powa, ma c'è stato un fallo su Ferro, quindi ce la giocheremo sui tiri liberi. Signori, avete 2 tiri liberi. Io ci tengo a dire una cosa. Powa va in giro con i gomiti così, no? Ma perché mi piace? Io voglio molto bene alle persone, quindi ti voglio abbracciare, capito? Ah, ok. Sì, ok. Ragazzi, avete 2 tiri liberi. Chi ne fa di più vince. Parte Ferro. A mani basse vinco, te lo dico. Uno. Secondo tiro libero per Ferro, se fa 0 su 0 vincerà Powa. Ma porca di Powa. Sarà molto facile per me, anche perché mi chiamavano Powa, il gorilla di King Kong. In verità ho fatto il contrario. Let's go! Tra 3, 2, 1, inizia il round! Io non posso perdere, cioè capisci che dopo che uno fa una cosa del genere io mi cavolo! No! Mi stavo dando uno spinto! Ma capitano, mi scusi! Io non vedo niente, sono cieco in questo momento! Ti faranno male i due, ti faranno malissimo. Ma scusa, ma no, è rosso, è rosso. No, no. Sbaglia, ma fa malissimo. No, c'è Powa la palla. Se avessi fatto una roba del genere sarei veramente implosa. Dentro il Ferro, Canestro, che fa vincere il nostro Ferro, signori. Sei sudato, fai molto schifo, no, in realtà. Sono bagnato di Powa, che è peggio ancora. E detto questo, signori, io per concludere farei questo canestro. E diamo l'ultimo premio al nostro Ferro. Fratello, il tuo premio è questo bellissimo monitor. Spero che ti piaccia. Meritato, ma lo prendo e me ne vado anche via. Prego, prenda e arrivederci, arrivederci. Vediamo. Detto questo, signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video, è tutto. Bella raga! Ehi, wow, cosa facciamo qua all'aria aperta, Ferro? Ma che... wow, vuoi dire qualcosa in camera? Sono mega rilassato.